pericolosa? Certo, è la cosa più pericolosa che ci sia. E allora perché fanno sempre la guerra se è così pericolosa? Ma tutti dicono che finché ci saranno uomini ci saranno guerre. È vero, mamma, che se un re o un imperatore offendono un re e un imperatore di un altro paese scoppia la guerra? Piano, piano, non è mica così semplice. Prima bisogna sentire il parere del Consiglio di guerra e dei ministri della guerra. Allora, se il ministro della guerra vuole la guerra scoppia! No, prima bisogna convocare il Reichstag. Poi i partiti decidono per la pace o per la guerra. Partiti? Per andare dove? Sciocchina, i partiti politici, quelli che vengono eletti dal popolo. Allora, lo chiedono anche al popolo se vuole la guerra o no? No, non lo chiedono al popolo, perché come farebbe un popolo di 60 milioni di tedeschi a starci dentro al palazzo del Reichstag? Il popolo ha i suoi rappresentanti. Anche il padre di Karl è un rappresentante. No, stupidona, quello è un rappresentante di sigarette. Ah. Di un po'. Lo chiedono anche i soldati se vogliono fare la guerra. No, figurati se lo chiedono ai soldati. Loro hanno l'obbligo di partire appena la guerra la si dichiara. E devono sparare. È naturale che devono sparare. Mamma, è vero che i fucili, i cannoni e le bombe e tutto quello che serve per fare la guerra lo fa fare l'imperatore? Naturalmente. E costa un sacco di soldi, vero mamma? Certo che costa un sacco di soldi, costa un mucchio di miliardi. Però lui li può pagare tranquillamente perché è ricco. Certo che è ricco, è l'uomo più ricco del paese. E come ha fatto l'imperatore a diventare così ricco? Perché c'è il popolo, per tutte le tasse che il popolo ha pagato. Mamma, anche noi siamo il popolo? Sì, noi siamo il popolo. Allora il popolo, se paga tutte queste tasse, non è ricco. È ricco solo l'imperatore. È ricco solo l'imperatore. Mamma, anche il babbo è popolo. Anche il babbo è popolo. E per questo non è ricco. Si lamenta sempre che non mi può comprare la bicicletta. In un anno non arriva a 2000 marchi. Ma quando lavorava nell'industria della guerra, allora guadagnava molto di più. Ma allora è con la guerra che si diventa ricchi? Beh, insomma, però. Però cosa? Beh, tutto sommato, sarebbe meglio guadagnare meno e vivere in pace. Il papà è d'accordo? Credo di sì, ma non tutti gli operai la pensano allo stesso modo. Ma se invece gli operai di tutto il mondo fossero d'accordo, ci sarebbe lo stesso la guerra? No, in questo caso non più. Ci sarebbe per sempre la pace. Ma non si metteranno mai d'accordo, vero? Mai.